Oggi è avvenuto un passaggio importante per la conferenza delle regioni perché finalmente viene istituzionalizzata attraverso la firma dei 21 presidenti di regione e provincia autonoma che successivamente vedranno il passaggio nei rispettivi consigli per l'approvazione del DDL. Dicevo un passaggio importante, non esaustivo, come oggi abbiamo detto al Presidente della Repubblica, l'ambizione nostra è la costituzionalizzazione della conferenza stessa per dare una risposta importante alle esigenze dei territori che sono un valore per il sistema Italia. All'interno dell'unità nazionale le differenziazioni, le differenze possono veramente rendere maggiormente competitivo il nostro Paese e garantire migliori risposte ai nostri cittadini.